Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Un istruttore cinquantenne è morto a Castelmola, nel Messinese, nell'impatto al suolo del parapendio con cui volava. Un'allieva che era con lui ha riportato diverse fratture ed è stata trasportata in ospedale con un elicottero del 118. L'incidente è avvenuto in Contrada Moli con Alessandro Melfa, originario di Catania, che è stato identificato come vittima dell'accaduto. Un uomo di 55 anni è finito in ospedale dopo essere stato assalito da una pecora. È accaduto nel primo giorno dell'anno a Castel di Lucio, un paesino del Messinese. L'animale aveva da poco dato alla luce i suoi 3 agnellini. Non appena l'uomo si è avvicinato ai cuccioli, è stato aggredito alle spalle dalla pecora che con una testata lo ha gettato per terra, riportando una frattura a una vertebra. Piera Maggio e Pietro Pulizzi, rispettivamente mamma e papà naturale di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1 settembre 2004, hanno ricevuto oggi la nuova tessera sanitaria della figlia. Sul documento si può leggere la data di nascita della bambina, il 26 ottobre del 2000. Oggi Denise, che quando è scomparsa non aveva ancora compiuto 4 anni, avrebbe 22 anni. Sulla scia dei giorni e delle settimane precedenti continua a verificarsi bel tempo sull'isola siciliana, con sole e clima alquanto discutibili a farne da padroni. Qualche nuvola passeggera toglierà spazio alla luce nel territorio palermitano e in quello trapanese, senza compromettere però il bel tempo che proseguirà senza sosta. Temperature più alte a Catania e Siracusa, con massime di 19 gradi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Natale ad Acireale. Dall'8 dicembre all'8 gennaio nel centro storico Mercatini, circuito dei presepi d'arte, la casa di Babbo Natale, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, concerti musicali nelle chiese, laboratori, il trenino turistico natalizio, oltre a tante iniziative di solidarietà. Il 24 dicembre alle ore 20, Uzzucco, tradizionale accensione. L'amministrazione comunale augura buone feste.